Allora, il professore Virgilio dell'Università Popolare della città di Galatina, questa sera presentate questo stupendo libro di Gloria De Vitis. L'Università Popolare contribuisce a queste iniziative, no? Appunto delle attività dell'Università Popolare Aldo Vallone Galatina e si fa questa presentazione del libro di Gloria De Vitis. È un libro di prose, si intitola Turbata e volevo soltanto ricordare che insomma l'Università Popolare di Galatina ormai è un'associazione che opera sul territorio di Galatina dal 1992 dove si svolgono molte attività, non soltanto presentazioni di libri, ma anche lezioni di professori universitari, esperti in genere. Si tengono anche numerosi corsi. Abbiamo attivato un corso di inglese, un corso di informatica, un altro di scultura, uno di pittura, eccetera. Ecco, in questa cornice si svolgerà questa presentazione. Siamo nella sala Celestino Contaldo del Palazzo della Cultura di Galatina. Abbiamo tre incontri settimanali, colgo l'occasione per invitare tutti a venire a partecipare, tre incontri settimanali, il lunedì, il mercoledì e il venerdì, sempre alle ore 18. Sarete i benvenuti. Allora, grazie a tutti, benvenuti. Io sono Claudio Martino, di Edizione Esperti, che è una giovane, tra virgolette, casa editrice di Monteroni. E ringrazio per l'invito, per l'ospitalità qui a Galatina da parte vostra. Sì, effettivamente qualcuno, non so se è Paolo, ma forse qualcun altro, no, non Paolo, ci ha definiti presentatori seriali. Cosa vuol dire? Vuol dire che effettivamente noi accompagniamo molto i nostri autori in diversi momenti nelle presentazioni. E in realtà forse questa è anche attualmente la nostra carta vincente, perché effettivamente, come ho detto prima, non vengono abbandonati, molti autori vengono pubblicati e poi completamente abbandonati. Sia quando si fa editoria pura, quando anche editoria a pagamento, diciamo in questo, anche questo. Noi è un pregio, è quello che poi diventiamo amici degli autori, non c'è più il rapporto tra autore e editore, ma tra amici. Si fa cena, si fa il mio di mia moglie, perché siamo in due che gestiamo tutto, facciamo tutto in due, non è una grande casa editrice, è conduzione familiare, come si. Però sta funzionando, stiamo pubblicando molto e quindi accettiamo anche proposte di autori come la terza autrice, il terzo autore della collana WAF, è una collana dedicata appunto ai racconti. Adesso attualmente a mia moglie, proprio in questo momento, sta presentando l'altro volume a Lecce, quindi ci siamo divisi perché no. Di avere un rapporto di collaborazione con voi, con l'Università Aldo Vallone, perché abbiamo anche altri libri interessanti come questo di Gloria, insomma, sotto tre autori più importanti nostri, è quello che pubblicano tantissimo, speriamo un giorno di vederlo anche da questa parte, anzi sicuramente, e lo ringrazio anche per la. Dell'essere uno proprio. E quindi prendi la guardia sull'autrice che